iniziarono un'avventura volta alla scoperta del mondo. Oggi ci troviamo davanti a un capitolo importante. Ci troviamo di fronte al nono Big Dream di Harley Davidson. Stiamo vivendo oggi gli stessi della leggenda. Andiamo a scoprire nei dettagli. Come è stato creato? Innanzitutto, come per la gamma Touring precedente, per la gamma Rushmore, abbiamo chiesto ai nostri clienti cosa volete, cosa desiderate su una motocicletta Touring. Le risposte sono state più potenza, un'esperienza di guida più appagante, una moto più comoda, più confortevole, ma soprattutto nel rispetto della tradizione Harley Davidson. Quindi voglio continuare a vivere il look, il feel e soprattutto il sound di Harley Davidson. Come la Motor Company ha risposto? Ha risposto con more power, più potenza, aumento di cilindrata, 4 valvole per cilindro e un aumento di coppia, siamo intorno a un aumento del 10% di coppia su tutta la gamma Touring. Una migliore accelerazione sia in partenza da fermo che in allungo in sesta marcia, anche qui siamo intorno all'11% di aumento di accelerazione. Miglior gestione del calore, quindi un minor assorbimento e un miglior dissipamento del calore del motore, nonché il nuovo design di scarico e il raffreddamento liquido delle teste permette di dare più comfort sia al pilota che al passeggero. Improved fit, un altro elemento fondamentale, visto che è chiesto di avere una moto più comoda. Carter della primaria ridotto per poter appoggiare meglio i piedi a terra e anche il filtro dell'aria, come potete vedere, è sagomato per dare più agio e più spazio al pilota.